Ciao a tutti! E dopo aver preparato insieme i panzerotti tutta semola, i panzerotti con la semola, i panzerotti pugliesi, i panzerotti senza glutine, i panzerotti con impasto patate, i panzerotti con impasto alla birra, i panzerotti senza glutine, forse ho già l'ho detto, i panzerotti baciati al forno e fritti, i calzoni al forno, non ricordo se ce ne sono altri. Oggi prepariamo insieme i panzerotti impastati con l'acqua frizzante, i panzerotti con impasto all'acqua frizzante. Vabbè, vedremo il nome da scrivere. Vabbè, volete prepararli insieme a me? Shumanen. Andiamo ad impastare. Versate in una ciotola la farina, il lievito, lo zucchero, il miele o il malto e iniziate ad impastare aggiungendo l'acqua frizzante. Fate sciogliere bene il lievito e aggiungete il sale. Ancora un pochino d'acqua e impastate bene il tutto. A fine impasto aggiungete anche 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Impastate fino a quando l'olio non sarà del tutto assorbito. A questo punto coprite la ciotola e fate riposare per 15 minuti, mezz'ora. Trascorso il tempo di riposo, facciamo il primo giro di pieghe. Quindi con le mani unte prendiamo lembi di impasto dai bordi e li portiamo al centro. Questa operazione potrà essere ripetuta per 2 o 3 volte. Io farò solamente 2 giri di pieghe e quindi dopo il tempo di riposo faccio un altro giro di pieghe. Lascio riposare ancora per un quarto d'ora a mezz'ora. Sempre al coperto, riprendo l'impasto e lo lavoro velocemente sul piano di lavoro infarinato. In questo caso ho usato della semola rimacinata. Quindi arrotondo l'impasto e lo trasferisco in una ciotola con un filo d'olio. Lo copro con pellicola trasparente e lascio lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno, come sempre, dalla temperatura ambiente in casa vostra e dalla stagione. L'impasto dovrà comunque raddoppiare. Nel frattempo preparo il ripieno. In questo caso ho fatto un ripieno di carne macinata e mozzarella, quindi ho fatto rotolare la carne, aggiustato di sale e pepe e sfumato col vino bianco. Ho lasciato evaporare la parte alcolica e ho trasferito il macinato di carne in una ciotola e quindi lasciato raffreddare completamente. Nel frattempo andiamo a tritare la mozzarella. Io l'ho fatta a coltello, ma voi naturalmente potete usare un mixer o un cutter. La trasferiamo in un colino in modo che perda tutta la sua acqua. Quindi prepariamo il ripieno. Trasferiamo la carne nella ciotola, aggiungiamo la mozzarella, il pecorino o il parmigiano. Mescoliamo bene il tutto e teniamo da parte fino al momento dell'uso. Quando l'impasto sarà lievitato, lo trasferiamo nuovamente sul piano di lavoro infarinato e procediamo con lo staglio. Quindi andiamo a realizzare le palline, quindi i nostri panetti. Io ho realizzato 14 palline da 50 grammi circa, quindi arrotondate. Trasferite le palline su una spianatoia e coprite. Lasciate lievitare per mezz'ora circa. Quando andiamo a farcire i nostri panzerotti. Li infariniamo con la semola rimacinata, li stendiamo a mano o col mattarello e andiamo a farcire col macinato di carne o col ripieno che avrete scelto. Quindi inseriamo il macinato di carne nel panzerotto e andiamo a chiudere a mezzaluna, sigillando benissimo i bordi. Così. In questo caso invece facciamo un ripieno col pomodoro, sempre col macinato di carne, la mozzarella e il pecorino, però andiamo ad aggiungere un cucchiaino di passata di pomodoro. Così. Sigilliamo sempre bene i bordi. Trasferiamo i panzerotti su un tagliere e andiamo a friggere. Portiamo l'olio a circa 180 gradi e immergiamo i panzerotti. Come vedete, l'olio è ben caldo.
Quindi non appena il panzerotto salirà in superficie, noi lo andremo a rigirare. In questo modo non si apriranno in cottura. Così. Rigirate i panzerotti di tanto in tanto. E cuocete fino a doratura. Eccoli, pronto. Continuate così fino ad esaurire tutte le palline e tutto il ripieno. Alzate i panzerotti e trasferite su carta assorbente. I nostri panzerotti con impasto all'acqua frizzante sono pronti per essere serviti e gustati. Ed eccoli qui. Buonissimi, croccanti, fragranti, leggeri e asciutti. Vi è piaciuta questa ricetta? Grazie per avermi seguito. Alla prossima. Ciao!